Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi voglio portare sul canale un prodotto che secondo me merita tantissima attenzione per il rapporto qualità-prezzo. È uno smartphone, l'avete visto dall'intro, è Lumidigi Power. Ragazzi, un prodotto che per rapporto qualità-prezzo secondo me è forse uno dei migliori attualmente sul mercato. È un prodotto di fascia medio-bassa, ovviamente non aspettatevi prestazioni paura, però per il suo prezzo ha comunque diciamo caratteristiche importanti. Ovviamente a me piace portare sul canale prodotti di questo tipo, nel senso che hanno un rapporto prezzo prestazioni alto. Quindi ragazzi, è lo smartphone che mi sta riprendendo in questo momento, cioè le immagini che state vedendo sono riprese da Lumidigi Power, anzi adesso lo vado a recuperare. Ecco ragazzi, questo è Lumidigi Power, un telefono con un display da 6,3 pollici, quindi un display importante, ve lo faccio vedere anche acceso. C'è un display che comunque ha caratteristiche importanti, ha una notch a goccia qua sopra, quindi un bel full display. È un display che ha una risoluzione in HD di 2340x1080 e direi che è anche abbastanza luminoso, nel senso che è un display che per il suo prezzo, perché ragazzi questo smartphone ha un prezzo di 129 euro su Amazon, vi lascio un link in descrizione nel caso vogliate acquistare o dargli un'occhiata, quindi una fascia di prezzo veramente bassa per uno smartphone con caratteristiche di questo tipo. A me piace portare sul canale cose del genere, nel senso quando io trovo un prodotto che per rapporto qualità-prezzo merita, mi piace portarlo sul canale. È stato così per uno speaker che avevo portato impermeabile, che resisteva tutto, è stato così per il caricatore multiplo dell'Ailepo, cioè diciamo portare prodotti ovviamente che costano tanto mi piace, che hanno caratteristiche importanti ovviamente mi piace, però mi piace anche andare a scovare cose di questo genere dove il rapporto qualità-prezzo c'è un prezzo basso con caratteristiche importanti. Cos'ha di bello questo telefono? Ovviamente oltre al prezzo, il display ve l'ho detto, ha una batteria da 5150 mAh, quindi ragazzi una batteria che ha una durata lunghissima. Tanto per intenderci, un Redmi Note 7 non ha una batteria di questo tipo, mi sembra che ha una batteria da 4000 mAh se non sbaglio, quindi per farvi capire l'importanza di questa batteria, ha una ricarica veloce fino a 18 watt, quindi una ricarica super veloce, ha la presa Type-C per la ricarica e per la connessione dati. Io ragazzi questo telefono l'ho acquistato come diciamo telefono Android, perché normalmente ragazzi io uso l'iPhone XS Max, però per certe cose, per certe applicazioni, per provare certe applicazioni o per tipo quando uso il Parrot Anafi uso Android, perché almeno posso usare l'app modificata FCC che su iOS non è disponibile la versione mod, quindi o per provare certe applicazioni o tipo anche l'Autelivo lo uso sempre con l'iOS, però certe volte esce la versione beta dell'applicazione prima per Android, quindi magari la provo giusto per magari non ci volo o se la provo per volare, però mi piace avere anche questa possibilità di Android, però non mi interessa spendere tanto perché comunque è un telefono che uso poco, quindi sono andato alla ricerca di un telefono che costasse poco, che avesse comunque caratteristiche importanti. Ragazzi ve lo consiglio tantissimo, 4 giga di RAM, 64 giga di memoria, espandibile fino a 256 con la micro SD. Ragazzi, è installato come sistema operativo Android 9, ha l'NFC, pesa circa 190 grammi. Poi ragazzi, guardate, ve lo danno anche con la cover. Questa qua vedete che è una specie di cover, anzi bella perché crea molto grip. Ovviamente il telefono senza cover sarebbe così, ma vi danno già nella confezione questa cover. Avete visto anche la confezione come carina, come fatta, come diciamo curata anche la confezione, quindi è bello anche da regalare secondo me, perché è una confezione molto curata e quando si regala un telefono che ha una confezione bella fa comunque piacere ricevere quel tipo di regalo. Poi ragazzi, cosa dire, ha una fotocamera posteriore da 16 megapixel più 5, mentre anteriore diciamo per i selfie da 16 megapixel. Monta un processore Helio da 2,3 GHz, quindi con prestazioni a livello di caratteristiche anche quelle importanti. Ovviamente ragazzi non è un telefono per fare editing video, magari neanche per giocare a giochi estremi, che ne so, giochi di guida o cose del genere, credo che non sia
il telefono ideale. È un telefono per chi vuole avere un telefono senza spendere tanto, che ha comunque caratteristiche importanti dal punto di vista del display, che comunque è grande, che si veda bene, le foto che sono decenti, i video avete visto come mi stava riprendendo, quindi nel senso qui anche al chiuso, nel senso che è illuminato, però per un telefono sempre al chiuso eravamo. Quindi un telefono che ha caratteristiche a 129 euro, secondo me davvero importanti. Ovviamente si può sbloccare con impronta digitale qua dietro, ha lo sblocco facciale con la videocamera frontale. Quindi ragazzi, le mie impressioni e il mio consiglio è: se volete acquistare un telefono spendendo poco, ragazzi, acquistate questo telefono. È venduto su Amazon, quindi avete anche la consegna di Amazon. Ovviamente non è un telefono da 600 euro che viene venduto a 129, però è un telefono che vale secondo me di più dei suoi 129 euro, nel senso che altri telefoni con caratteristiche di questo tipo secondo me si va a spendere intorno ai 180 euro, 170 180, magari anche 200 euro. Qua invece si hanno queste caratteristiche a 129 euro. A livello di fluidità del display direi, ragazzi, che non è male per essere un telefono che comunque costa così poco. Direi che è un secondo me un telefono più che buono. Vedete, il display comunque è scorrevole, ovviamente non è paragonabile a un telefono da 600 euro, quello mi sembra il minimo, però sicuramente è un telefono che merita attenzione nella sua fascia di prezzo. Quindi ragazzi, mi raccomando, se volete acquistarlo io ve lo consiglio, e lo sapete che se una cosa ve la consiglio perché lo penso veramente, anche perché a me non mi viene in tasca niente, l'ho comprato anch'io, non è che me l'ha regalato. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere questo Mi DigiPower con queste caratteristiche importanti in questo prezzo, se vogliamo così basso, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, una recensione, un test. Ciao!